Ciao a tutte, oggi facciamo un video sulla differenza che c'è fra bombatura e balance point. Cerco di spiegarvela e spero di riuscire a darvi qualche nozione interessante. Allora, io ho già iniziato qui con una sorta di schemino. Allora, ho suddiviso i due tipi di struttura. Con la bombatura abbiamo lo square, la mandorla gotica o la mandorla quella classica e lo stiletto, dove la cartina viene posizionata verso il basso, mentre il balance point lo troviamo con il pipe gotico, mandorla russa e ledge. Allora, mandorla russa e mandorla la gotica, dunque, c'è un po' di qui pro quo. Io la chiamo gotica, quella con punta normale, diciamo questa mandorla, la mandorla così. Invece quella russa a me hanno insegnato che è un pipe molto stretto in punta. Poi, se voi volete chiamarla gotica questa e russa questa qui, dipende dalle scuole e dai corsi che avete fatto. Comunque, queste sono le differenze. Allora, sono anche un po' malata. Ah, dunque, per spiegarvi la differenza, allora, la bombatura è quella sorta di struttura che serve come si dice, per evitare le rotture nel punto di stress. Allora, facciamo un esempio. L'unghia, ok, col dito. Qui c'è la mia unghia. Qui abbiamo la bombatura. Ok, in base all'allungamento che facciamo, noi abbiamo la bombatura. Ok, in questo modo. Quindi la bombatura va posizionata in questa zona, qua più o meno, sulla terza parte. Io suddivido il letto in tre parti, una, due, tre, quattro, e la posiziono più o meno nella terza parte, in modo che a 4 settimane dalla ricrescita, in teoria, 3/4, che la struttura è avanzata, questa bombatura si è spostata in avanti e mi va proprio a finire in zona di punto di stress. Quindi la bombatura l'abbiamo in queste forme, con cartina o dritta, posizionata dritta, o un pochino verso il basso, qui facendo stiletto o mandorla. Ok? E questo serve proprio per evitare la rottura nella struttura durante la crescita naturale dell'unghia. Ok, e ci siamo. Il balance point invece, avete notato le mie bellissime penne? Allora, il ditino, ok, sembra più una scarpa che un dito, però vabbè, fa lo stesso. Ok, il balance point invece è quella struttura di bilanciamento per la forma. Allora, noi abbiamo, quando facciamo le nuove forme, dobbiamo posizionare la cartina va posizionata partendo da qua con un'inclinazione in modo da avere un 5 mm di stacco tra il dito, cioè tra il dito, tra l'unghia e il polpastrello. Quindi, allora, la cartina va posizionata verso l'alto in questo modo, ok? E quando noi la misuriamo in questo modo, lo spazio che da qua, vediamo, da qua per
perché abbiamo messo la cartina verso un alto, quindi lo spazio che da qua a qua deve essere di 5 mm. Lo scriviamo 5 mm. Ok, quindi posizionando la cartina verso l'alto, perché queste forme che abbiamo elencato prima, cioè queste, pipe gotico, mandorla russa, edge, eccetera, con una distanza di 5 mm andando verso l'alto, quindi questo sarà l'allungamento, dobbiamo creare una zona di bilanciamento della struttura. Ok, quindi sempre in posizione come quello della bombatura, sempre uguale, perché poi comunque la struttura cresce e non dobbiamo avere dismisure nella struttura totale dell'unghia. Qui non serve per la rottura del punto di stress come nella bombatura, perché comunque andando verso l'alto è difficile che queste forme si spacchino, si rompano. Però noi dobbiamo comunque nella stessa posizione posizionare qui la nostra pallina, il nostro balance point, e da qua va sempre comunque un po' più basso rispetto alla zona cuticole. Mi si è scattata la penna. Così qua noi abbiamo il nostro balance point che a sua volta andrà a congiungersi perfettamente con la punta. Quindi questa è la forma che noi avremo e dobbiamo ottenere alla fine della ricostruzione. Quindi il balance point è in sostanza una zona di bilanciamento fra punta e questa zona. Quindi questo spazio bianco dove io ho delineato così andrà poi riempito con il cover, con l'allungamento del letto, quindi l'allungamento del letto sarà più o meno in questa zona così, e poi va riempito tutto con il gel. Ok, ricapitoliamo. Allora, la bombatura l'abbiamo sulla square, la mandorla gotica, lo stiletto, mentre la balance point l'abbiamo sulla pipe, la pipe gotica, la mandorla russa, l'edge e altre forme nuove che ci sono. Quindi la bombatura va posizionata più o meno sulla terza parte della struttura e si ha questa forma così, proprio come una bombata, ok? Partendo più bassa nella zona cuticola e poi sale, e questa serve per gli eventuali urti nella zona di stress che è proprio che coincide qua con il bordo libero. Infatti io ho fatto la mia bombatura, questa zona quando andrà verso questa parte riuscirà ad attutire i colpi, gli eventuali colpi, perché comunque o siamo delle, come si dice, non usiamo mai le mani e allora non ci saranno rotture, ma le persone normali che fanno qualsiasi attività, lavoro o meno, ci possono essere degli urti, insomma. E allora questa crescendo serve per far sì che gli urti non creino dei danni irreparabili alle unghie. Quindi questa è la bombatura. Il balance point invece è quella zona di bilanciamento che dobbiamo creare per costruire tutta la struttura, insomma. Quindi la cartina verso l'alto, ok? Cartina verso l'alto, misuriamo da dito a punta. Lo spazio che c'è qua deve essere di 5 mm. Nella zona cuticole, qui sempre nella stessa posizione della bombatura, non è diversa, non cambia niente. Posizioniamo il nostro balance point dopo aver allungato il letto col cover, eccetera. Partiamo un po' più basse col prodotto e poi andiamo a congiungere la punta. E questo in sostanza è questo famoso balance point. Io spero di essere riuscita a spiegarvi in modo corretto. Se ho fatto qualche errore, fatemelo sapere.
Ho rifatto il corso da modella poco tempo fa e ho ascoltato bene. Spero di aver appreso anch'io la teoria in modo corretto. E niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao!